Il Lanciano conquista l'eccellenza, lo fa nel modo meno probabile, cioè grazie alla sconfitta esterna della Bagicalupo Vasto Marina che perde contro il Sant'Anna. A 3 giornate dal fischio finale dunque, i frentani si siedono in prima fila per l'eccellenza abruzzese 2019-2020, la stagione del centenario. La vera notizia sarebbe che il Lanciano non conquista l'intera posta in palio al Guido Biondi dopo 560 giorni di vittorie ininterrotte, dal 5-1 contro l'Ortona nella prima gara casalinga della prima categoria. Un cammino quest'anno costellato da un solo pari, quello di oggi, 3 sconfitte e il resto tutte vittorie. Col Casalbordino il Lanciano è rimaneggiato e alcuni elementi non sono al meglio, ma comunque in campo come Quintigliani e Sardella, altri sono out, in particolare La Selva e Verna. I giallorossi di Vecchiotti giocano una gara con un'architettura tattica ben rodata. In campo c'è Errag con Di Pasquale a creare densità a metà campo, Opara guida bene la difesa che si muove in modo sincronico e non sbaglia quasi mai. Bangura e Coffi, come al solito, sono molto mobili. Fischia Alessio Speziale di Pescara. La cronaca: il Lanciano pressa alto la difesa del Casalbordino. Al 13° cambio di gioco di capitan Di Gennaro che pesca Sardella, la sua conclusione viene parata da Opara. 19° ancora Sardella, Opara che respinge, Cianci è in controtempo per la battuta a rete, alimenta la sfera Di Gennaro che però non trova pronto Petrone alla conclusione a rete. Rispondono i giallorossi di Vecchiotti al 21° con un'azione insistita, conclusione a rete, ma l'intervento provvidenziale di Antonio Sinopoli che si salva distinto. Al 24° tegola per il Lanciano, Petrone è out per il riacutizzarsi del dolore ad un ginocchio. Al suo posto Trisi. Proprio Trisi al 29° disegna una bella traiettoria per l'impatto di testa di Mario Quintigliani, para senza problemi l'estremo difensore dei giallorossi. Si rivede il Lanciano con un tiro franco, con un calcio di punizione, però il tiro è alto sulla trasversale. 38° tracciante basso di De Santis, a terra c'è Opara. Il Casalbordino si rende pericoloso al 42° con Bangura con un tracciante che però si spegne di poco al lato. 45° ultimo squillo del Lanciano, tiro a giro di Cianci, di pugni Opara respinge, ripresa dai ritmi più blandi. 17° pericolosi gli ospiti, si salva il Lanciano. 35° discesa di Boccanera, la palla filtra nel cuore della difesa del Casalbordino, Sardella conclude forte centrale ma alto, grosso rischio per il Lanciano al minuto 38, ma i frentani si salvano in corner. C'è il tempo anche per una conclusione di Zela e un ultimo acuto del Casalbordino in pieno recupero, poi il triplice fischio finale, la notizia della sconfitta della squadra vastese contro il Sant'Anna e la festa per sua eccellenza Lanciano.